Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza e Polizia di Stato, Roma. Tre persone in arresto per usura, estorsione e abusivo esercizio del credito. Operazione Recupero. Dalle prime luci dell'alba, poliziotti della Questura di Roma e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, nei confronti di Umberto Romagnoli, classe 1947, sua figlia Francesca, classe 1983, e il luogotenente Fabrizio Profenna, classe 1967, indagati per usura, estorsione e abusivo esercizio del credito. Gli investigatori, coordinati dalla DDA, hanno ricostruito numerosi rapporti usurari gestiti dai Romagnoli, che, nel caso di mancata o ritardata restituzione del denaro, estorcevano, unitamente a Profenna, con minacce e violenza, i crediti che vantavano dalle vittime. Emblematiche appaiono le parole proferite da Umberto Romagnoli: io te pio a bastonate, non è cattiveria, però devi fare la persona seria, io i soldi che c'ho me li so fatti con l'anni di galera, non me li hanno regalati a me. A me quelli grossi mi piacciono perché fate il botto quando cascate. Accanto ai due uomini, destinatari di misura cautelare in carcere, emerge la figura di Francesca Romagnoli, figlia di Umberto, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.